Oggi introduciamo il concetto di persistenza su OpenHub, in particolar modo riferendoci a InfluxDB, che è un motore database dedicato alle serie temporali che io sto utilizzando sulla mia versione 2 come motore di persistenza di default. La persistenza non è nient'altro che la modalità con cui OpenHub memorizza i dati che gestisce. In questo modo noi possiamo avere accesso ai dati storici gestiti dal sistema per creare ad esempio delle dashboard, per vedere dei grafici, eccetera. La persistenza è utile a OpenHub anche per memorizzare l'ultimo stato di ogni oggetto gestito. In questo modo, nel momento in cui noi andremo a riavviare il sistema, i vari oggetti possono tornare allo stato che erano precedentemente e non tornare al solito stato di default. La persistenza è utile a OpenHub anche per memorizzare l'ultimo stato valido di ogni singolo oggetto, stato che può essere ripristinato, ad esempio, dopo un riavvio del sistema. Per fare un esempio molto semplice, se noi accendiamo una luce in una stanza e per qualche motivo si riavvia OpenHub, noi vogliamo che al riavvio di OpenHub la luce rimanga accesa. Senza il motore di persistenza questo non sarebbe possibile, perché OpenHub ripristinerebbe lo stato iniziale degli oggetti. OpenHub supporta diverse modalità di persistenza e sono gestite tutte tramite add-on, possiamo andarle a vedere. Partiamo dalla nostra home page, facciamo un login da amministratori in modo da sbloccare il menu di amministrazione. Andiamo su settings e nella parte bassa abbiamo, nella sezione degli add-on, la parte di persistenza. Vediamo che c'è solo un add-on installato relativo alla persistenza e con il solito più andiamo a vedere tutti quelli che sono disponibili. Quello che interessa a noi è InfluxDB e poi vedete che ci sono gli add-on per i vari database più conosciuti, standard, relazionali, e anche un database NoSQL. Nel nostro caso installiamo InfluxDB. Ecco che è sparito, e poi installiamo anche il MapDB, che è quello che io normalmente uso per il salvataggio dell'ultimo stato dell'oggetto. Ok, è sparito anche lui, quindi torniamo indietro e li vediamo nella lista degli add-on installati. A questo punto andiamo ad installare InfluxDB sul Raspberry. Partiamo con il classico aggiornamento di sistema. Ok, aggiornamento completato. Come al solito facciamo un reboot e poi continuiamo con l'installazione di Portainer. Andiamo quindi a installare Portainer, che è un gestore di via web dei container Docker, la versione community. Install e seguiamo le indicazioni per un Docker standalone. Praticamente andiamo a installare il gestore dei container Docker tramite un container Docker. Quindi la prima cosa è da creare il volume, quindi eseguiamo il comando e poi mandiamo in esecuzione il container scaricando la prima volta l'immagine dal hub di Docker, passandogli tutta una serie di parametri che adesso non sto qui a spiegare, ma che fan sì che vada in esecuzione il container e venga avviata l'applicazione web Portainer. In questo modo poi tutti i container Docker successivi li possiamo gestire dall'applicazione web, non da riga di comando. Ok, l'installazione è completata. Andiamo a vedere sulla piattaforma web. Porta 9000, se appare il nostro Portainer. Perfetto, adesso ci chiede di creare una password. Togliamo l'invio dei dati statistici, creiamo l'utente, gli diciamo che vogliamo gestire l'ambiente locale di Docker e siamo arrivati. Non so perché non si vedono le immagini. Ricaricare. Perfetto.
Adesso non sto a perdere tempo a spiegare cos'è Portainer, comunque fondamentalmente è un semplice gestore di immagini e container Docker. Si può fare tutto tramite web senza utilizzare la riga di comando. Lo utilizzeremo noi per andare a installare InfluxDB come motore di persistenza di OpenHAB. Andiamo quindi sulla pagina di InfluxDB, andiamo a cercare il download dell'immagine Docker, quindi andiamo alla versione open source, skippiamo la registrazione e scegliamo la versione 1.8.3, che è quella che andrò a installare perché è quella che mi sta girando attualmente sull'OpenHAB 2. In questo modo evito di dover fare delle migrazioni di dati durante l'aggiornamento. Quindi prendiamo il nome dell'immagine con il relativo tag della versione, torniamo quindi su Portainer e dobbiamo subito creare un volume per dove andremo a memorizzare i dati del database. Quindi clicchiamo su Volumes, Add Volume, lo chiamiamo InfluxDB Data e clicchiamo Create Volume. Quindi mi viene creato un nuovo volume con un nome che mappa un percorso fisico del Raspberry. In questo modo i dati di InfluxDB rimarranno persistenti durante i vari riavvii dei container. Andiamo quindi su Container, aggiungiamo il container, lo chiamiamo InfluxDB e incolliamo il nome dell'immagine InfluxDB 1.8, la facciamo scaricare, pubblichiamo la porta 8086 in modo tale che sia raggiungibile, perché è la porta sulla quale vengono invocate le API per comunicare con il database. Nella sezione volume mappiamo il volume che abbiamo creato prima con il percorso dove il container scriverà i dati del DB, var lib influxdb, e poi andiamo a dirgli che il container si deve riavviare ogni volta che va giù, e deployiamo il container. E a questo punto abbiamo praticamente creato un'istanza di InfluxDB. Giusto per vedere che tutto funzioni correttamente, proviamo a entrare nell'immagine utilizzando l'esecuzione del comando bash per avere una shell nel Linux del container, e ad esempio andiamo a vedere la cartella di InfluxDB se ha all'interno. Ok, sono stati creati dei dati, questi stessi dati, queste cartelle le dovremmo trovare all'interno del Raspberry nel percorso mappato dal volume. Andiamo a vedere il volume, il percorso che mappa, che è questo, copiamo, andiamo sul Raspberry, proviamo a spostarci in questo percorso. Dobbiamo utilizzare sudo perché un percorso di sistema e l'utente P non può accederci, quindi facciamo un ls del percorso. Perfetto, quindi sembra che tutto stia funzionando correttamente. Facciamo ancora un'ulteriore prova, ci colleghiamo al motore InfluxDB, creiamo un database, una tabella, inseriamo un dato e vediamo che venga scritto. Quindi sempre dalla shell del nostro container lanciamo il client Influx che si collega al motore database, creiamo un database di test, verifichiamo che sia stato creato, ci colleghiamo al database di test, controlliamo che sia vuoto. A questo punto creiamo una tabella di misurazione, ad esempio delle temperature, inserendo un valore. Insert temperature, virgola, sensor uguale studio, value uguale 19.5. Controlliamo che la tabella sia stata creata, mi dimentico sempre la S. Andiamo a vedere i dati. Ok, in automatico mi viene inserito il timestamp di quando ho inserito il valore. Se vogliamo formattarlo dobbiamo cambiare modalità di precisione
della visualizzazione di timestamp. E voilà. Quindi direi che funziona tutto perfettamente. Nel prossimo video proveremo a collegare questa istanza InfluxDB con OpenHub.